Allora Antonio, salve. Mi dicevi, qui ti trovi a Miami, come mai Miami? Ma tutte le città del mondo dove potresti trovarti e hai una 500 che ti accompagna? Ovviamente sì, è Pumarola, è una garanzia. Facciamo pizza, pasta da provare. Oltre il pizzaiolo che lo fai qui per bene, altre cose? Sono anche un cuoco, sì, ho girato parecchio in Italia, soprattutto a Napoli. Soprattutto a Napoli? Quale zona di Napoli? Napoli ho fatto sia le isole che Sorrento, la costiera, ho girato un po' e sono stato anche a Bologna. E a Bologna dove? Ho amici? Cento proprio, Bologna. Cento proprio? Sì. Il locale te lo ricordi di nome? Il locale sì, si trova al centro e si chiama Regina Sofia. Regina Sofia, ho mangiato lì, aspetta, un posto antichissimo dagli anni 30 se non mi sbaglio. Hanno fatto... Quanto entravi lì dentro c'era una foto tutti quelli che hanno mangiato lì, giusto? Sì, dico giusto, lì ho mangiato. Anche di Sofia Loren. Sì, sì, guarda. Io di Bologna e sono grandi amici di loro. Come si dice sto nome? Pumarola. Come si dice sto nome? Pumarola. Pumarola. Solo qui si mangia bene, ragazzi. Che bello. Guarda che roba che esce adesso qui. Antonio. Grazie al signor Lucio che ci ha portato i suoi magnifici peperoncini da provare, assolutamente ottimi. È qualcosa veramente... Sarebbe un capolavoro. Insaporito. Grazie Antonio. Grazie sempre a voi, ragazzi. Signor Lucio, e allora al primo morso cosa mi dice di questa pizza? Ma la pizza che si trova in Italia non ha niente a che fare con questa, realmente precisa. È napoletano, no? Si può dire? Più del doc, più del doc. Vero? Alcune pizzerie a Napoli non la fanno così. Well, lo sai, se a Napoli, a Napoli, dovresti chiedere di fare questa pizza particolare con tutto su di lei, e chi te la dà? No. Oppure al 22 hanno lì più di là e c'è Da Michele, quelle sono le pizzerie migliori. Bravo. C'è anche quelle del presidente. Però Da Michele. Nessuno di loro ti fa questa pizza. Supera. Ma va bene. Grazie. A Napoli è bello, ma voi siete doc. Grazie sempre, grazie. E allora si può dire che qui si mangia bene. Si mangia proprio bene. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. Un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Volti e vedi la tua vita come la scia di un elmo. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice. È una delizia per lei, se l'è meritato. Questi qui che fanno a Napoli, noi ce li abbiamo anche qui a Miami, solo da Pumarola si vedono. È una catena ormai che scioglie il sangue di Non deludiamo neanche col caffè, perché fino alla fine deve essere tutto buono.